comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Lord.
Make it a better place.
imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. Down and out.
Yeah.
there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. Un gruppo, una comunità, e vogliamo dire qualcosa, vogliamo dire quello che stiamo cominciando ad imparare. Stiamo imparando che non è più tempo per farci guerra, è arrivato il momento in cui desideriamo la pace, però noi non la conosciamo, non sappiamo che cos'è la pace, pensiamo di leggerla sui libri di scuola, giusto? Però hai proprio ragione, la pace non si impara sui libri di scuola, si impara tra i banchi però, ragazzi. Si impara perché ogni volta che qualcuno vi ruba una matita o vi fa qualcosa che potrebbe darvi fastidio, piuttosto che reagire con tanta rabbia, con tanta aggressione, potremmo cercare di dirglielo in maniera un po' più garbata. La pace si impara nei conflitti con... sull'ambiente di lavoro. Ogni giorno abbiamo conflitti e purtroppo il nostro compito è quello di superare il conflitto evitando di disconoscere l'altro. La pace si insegna nelle case, quando tante volte è molto più comodo oppure più semplice non andare a guardare il videogioco che nostro figlio sta facendo, e magari quel videogioco che lo trattiene è proprio un videogioco di guerra. No, la pace è fatta di tutti questi piccoli momenti. Noi abbiamo scelto in questo momento di educarci alla pace. Ci dobbiamo lavorare tutti insieme, con i piccoli gesti quotidiani. Non dobbiamo insegnarla, dobbiamo viverla. Buongiorno a tutti. Io volevo dire che oggi Monte Paone è un paese di pace. Vedere voi tutti bambini, sinceramente provo una forte emozione con questo messaggio che
viene lanciato in tutto il mondo. Mi sono soffermato sull'utilità della Marcia della Pace, ma è molto utile che questo messaggio da Monte Paone parte per riaprire quel dialogo. Siamo una goccia in mezzo al mare, diciamo, questa Marcia della Pace, ma apre il dialogo affinché si libera l'Ucraina dall'invasione della Russia. Questo messaggio parte da Monte Paone e deve essere, come dire, un augurio che i grandi del mondo si fermano al dialogo e ritrovano la pace. Io volevo ringraziare la dirigente scolastica, i professori, gli alunni, poi tutti che avete partecipato, i genitori, le forze dell'ordine, i vigili urbani, l'associazione Misericordia che ha permesso e ha garantito questa marcia della pace, con il grido che Monte Paone è un paese di pace. Grazie. Ora tutti quanti insieme canteremo il brano Imagine di John Lennon. Ci sarà un momento delle riflessioni che hanno preparato tutti quanti i bambini. Partiamo dall'infanzia. Io l'amore, voglio un mondo a fuoco.
un cuore su un grande ponte d'oro lucente, sorrisi felici per tutta la gente. La quarta elementare. Preghiera per la pace di Santo Giovanni Paolo II. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre, abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accolata di tutta l'umanità, mai più la guerra, spirale di tutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare, in comunione con Maria, la madre di Gesù. Ancora ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili, delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, avere orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio una guerra. Gita fuori porta, dal diario di una bambina in guerra. Oggi non sono andata a scuola. La maestra ha detto alla mamma di tenermi a casa. Mi sono alzata presto, come sempre. Dalla finestra il fumo nero dietro i palazzi. Sarà il solito incendio di sterpaglie, ho pensato. Poi la mamma mi ha detto di prendere uno zainetto e di metterci dentro tutto quello che più mi piace. Fuori ci ho lasciato il mio coniglietto di peluche, che lui al chiuso non ci sa stare. Oggi anche papà non è andato a lavorare. Che bello, ho pensato, tutti e tre a casa e non sapevo niente. Adesso mamma è trafelata di corsa da una stanza all'altra. Dice che bisogna fare in fretta, che bisogna uscire in strada. Secondo me ha voglia di farmi una sorpresa. Una gita fuori porta, come facciamo sempre quando arriva la domenica, anche se domenica non è. Adesso le luci sono spente. Siamo in strada con gli zaini sulle spalle. Non capisco tutta questa fretta, ma c'è gente che corre a piedi verso la campagna. Noi stiamo aumentando il passo, camminiamo con l'affanno. Papà ogni tre passi guarda sempre indietro. La mamma cammina male, forse avrà male alle gambe. In mezzo a tutta questa gente ho visto la mia migliore amica. Anche lei sta partendo per una gita. Ci siamo salutate con la mano, dicendoci a voce: ci vedremo domani a scuola e ti racconto. Adesso papà mi ha preso sulle spalle. La strada da fare è davvero tanta, ed è anche tanta tutta questa gente che fa la mia stessa strada. La mamma ha bisogno di fermarsi. Quel fratellino che sta per nascere nervosamente scalcia. Adesso siamo seduti un po' sull'erba. Papà ha raccolto un fiore da tenere tra i capelli.
mi ha carezzato con la sua grande mano sulla guancia e mi ha abbracciato forte come se dovesse andare. Chissà cosa gli passa per la testa a questi due, che in un giorno senza scuola hanno deciso di portarmi a fare questa lunga passeggiata. Papà ancora mi abbraccia e non capisco perché abbia gli occhi lucidi come la mamma. Oggi sarei voluta andare a scuola per tornare a casa arrabbiata con quella mia amica e cenare nella mia casa con papà e mamma. Ed invece sono qui ad aspettare l'autobus per andare in Italia da nonna. Sembrava una gita ed invece gli adulti la chiamano guerra. Ora la quinta della primaria. Conquistala la pace. Ma lo sai che cos'è la guerra? La vergogna della terra è la stupida presunzione di trovare la soluzione con le armi e la violenza, per assurda prepotenza. Non è cosa per i grandi, è dannosa a tutti quanti. Non c'è tempo per capirla ed è ora di finirla, perché esiste un gran mistero che tormenta il mondo intero. Se sei nero, musulmano, se sei povero o cristiano, se fa gol alla tua terra può scoppiare una gran guerra. Se sei debole e indifeso non potrai mai uscirne illeso. Non c'è mai vera vittoria, puoi impararlo dalla storia. Non c'è terra di conquista se mai merita di essere vista. Troppi han preso una cantonata perché è la pace che va conquistata. Carissimi bambini, finalmente ho trovato il coraggio di iscrivervi. Non riesco ad accettare la crudeltà dei grandi, degli uomini di potere, che per difendermi dicono, fanno le guerre. Molti marciano nelle piazze urlando il mio nome. Tanti si riuniscono intorno a tavole rotonde per salvarmi. Animi sensibili mi dedicano pensieri, poesie, canzoni. Questi sono i momenti più belli. Ma poi arriva il sangue, la povertà, la vergogna, le morti, le lacrime. Sono disperata. Volo da una parte all'altra del mondo, cercando di riportare il sorriso, la serenità, la gioia di vivere, la concordia tra gli uomini. Cerco di risvegliare in essi l'amore per i fratelli. Cerco di spendere l'odio, la prepotenza, la sete del potere, la cattiveria. Appena compio la mia missione in un luogo, ecco che scoppia la guerra in un altro angolo del pianeta. Vi chiedo aiuto, help, help. Donate i vostri sorrisi, aprite i vostri cuori, gioite sempre, tenete la mano ai fratelli. Disegnate arcobaleni d'amore e io ci sarò. Tornerò presto da voi, la vostra amata pace. La per me è distruzione, paura e morte. I cittadini dell'Ucraina hanno paura di uscire di casa perché potrebbero morire con i proiettili e le bombe. Perciò sono costretti a stare sottoterra e sono molto tristi. Spero che questa guerra finisca e che presto ritorni la pace. La pace è serenità e vivere in libertà, essere tutti amici e sentirsi più felici. Non vogliamo la guerra, ma vivere bene sulla terra. Anche le persone diverse da noi sono un tesoro, se tu lo vuoi. In televisione vediamo la guerra, per noi no, però noi bimbi qui sulla terra, con tanto impegno e determinazione, possiamo cambiare la situazione. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Mentre proclami la pace con le tue labbra, assicurati che anche sia pieno anche il tuo cuore.